Amici pescatori, buongiorno e ben ritrovati da Raffaele Nappo e dall'Italcanna. Dopo una breve pausa estiva, ripartiamo con la nostra serie Qui come si fa. Oggi sono in Campania, anzi, in Basilicata, ma no, in Calabria. Non è uno scherzo, seguitemi e capirete perché. Ecco il mio amico Eugenio. Eugenio non è solo un amico di pesca di questo filmato, ma è un amico che condividiamo tantissime pescate insieme. E ripeto, non è solo per oggi, ma è il mio amico di pesca quasi sempre. Eugenio, io in fase introduttiva ho detto, scherzando, che siamo in Calabria, in Campania e in Basilicata. Allora, sì. Questo perché? La nostra zona di pesca è molto ampia. Ci sono le tre regioni ai confini e faremo proveremo un pochino l'isola di Dino. Quindi parliamo Calabria, di Calabria, inizio Calabria. Inizio Calabria, poi ci sposteremo a Basilicata, Maratea e poi andremo a provare a Sapri. La che zona Campania. È Campania. La zona è ampia e speriamo di... Eugenio, io non ho detto cosa andremo a fare. Allora, la nostra pescata è la traina. La traina Riccio. Col vivo. Non diciamo a che cosa, diciamo solo alla R. Alla R. Perché le cose belle se le dici prima sembra che non arrivano mai. Speriamo. Quindi devo aggiungere un'altra cosa importante. Ad averlo un amico così, venite a vedere la vasca del vivo. Io sono arrivato e già mi ha fatto trovare buona parte del lavoro fatto. Sugheri di taglia e qualche bello sgombro. Appena usciti dall'ormeggio, tentiamo subito di catturare qualche piccolo tonnetto, magari un alletterato, un tombarello. Ci proviamo con due o tre lenze a mano. Eugenio, tu da una parte, io dall'altra, iniziamo a calare e cominciamo a trainare. Speriamo bene di qualche tonnetto. Dovrebbe essere un tonnetto, vediamo un po' di che cosa si tratta. Stavamo recuperando il tonnetto che avete visto. Abbiamo subito avuto due belle marcature di ricciole, quindi abbiamo innescato e calato. Dopo, state tranquilli, vi faremo vedere come. Intanto agganciamo il piombo e andiamo giù. Raffaele sta tirando, dopo quelle belle marcature che abbiamo visto, col tonnetto purtroppo non abbiamo preso niente, ora ci spostiamo verso la Campania e proviamo un po' da quelle parti.
siamo arrivati sull'altro punto di pesca. Innescheremo la prima canna con un sugarello grosso, faremo il catalina e io lo faccio solitamente così. In questo caso ho preparato del Dacron o del multifibra grosso, ho creato una specie di asola, la metto sull'amo, l'asola, faccio la cosiddetta bocca di lupo, passo all'interno dell'asola il multifibra e chiudo, eccolo qui. Poi vediamo come innescare il sugarello. Ecco il sugarello, ho un ago, quello per intenderci per cucire, tagliato, ci metto il multifibra all'interno e poi lo passo in prossimità dei fori nasali. Lo tiro dall'altra parte. Passo all'interno dell'asola con l'amo, giro e poi da sotto infilo nuovamente. Ecco qua. Terminale 4 metri in fluorocarbon 0,60 circa. Una piccola girella, 25 metri di preterminale dello 0,60 lo stesso e poi applicami a piombo. In questo caso fondale di circa 40 metri, piombo da 250 grammi. Arriviamo sul fondo, trainando, recuperiamo di una decina di metri. Frizione al limite di slittamento. Pronto. Siamo pronti per mettere la seconda canna. Stessa esca, stesso innesco, preterminale leggermente un po' più corto, piombo a sgancio rapido di 150 grammi e su un fondale di circa 40 metri lasceremo a 25-30 metri l'esca, molleremo 25-30 metri nell'acqua e applicheremo un galleggiante. Mettiamo il galleggiante e la lasciamo camminare almeno 50 metri dalla punta, almeno 50. L'acqua è partita. Facciamola mangiare bene. Stiamo pescando con un solo amo, quindi bisogna farla mangiare bene, bisogna farla partire bene. Eccola qui. Ok. Sì. Prova a recuperare l'altra canna, c'è. È un bel pesce.
Cioè, rallenta un po', rallenta un po', stai uscendo. Ce l'abbiamo a circa 40 metri ancora. Pescavamo molto distante dalla barca. Arriva anche la boetta. Attacco? No, perché è sulla lenta. Vedi che arriva il piombo. La marchiamo, sta a 30 metri. Vieni Eugè. Piombo. Ok. Eccola qua. Una bella ricciolotta. Siamo pronti per innescare e calare nuovamente. Velocità di traina con queste esche così grosse, siamo sul nodo del 2 più o meno. Partire un'altra volta la canna lontana. Una partenza iniziale e adesso sento che probabilmente ha l'esca in bocca. Cerchiamo di farla mangiare un altro poco perché non ha fatto una partenza decisa. Eccola qui. Gli lasciamo nylon, o meglio multifibra. Fuori e dalle birre. Combatti, combatti. Oggi stiamo facendo la corsa a non andare la canna, perché a me fa male la schiena che sono caduto in piscina. Eugenio invece soffre già da tanto tempo. Come avete visto, abbiamo slamato il pesce.
alla fine era qui, a pochi metri dalla barca, un pesce che avevamo già deciso di liberare, quindi liberato da noi o liberato da solo non cambia niente, l'importante è vedere partire la nostra Zefiro. Pronti per andare nuovamente in pesca. Stretti stretti e si va dentro. Eccoci qua, è quasi notte e siamo ancora con le canne in acqua. Da qui capite la nostra grande passione e voglia di pescare. Tutto sommato oggi è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti, soprattutto un pesce, come abbiamo detto. Abbiamo preso, un altro l'abbiamo preso. Infatti, siamo partiti dalla Calabria, siamo andati in Campania, poi siamo andati in Basilicata e poi torniamo. Di nuovo torniamo in Calabria. Ma noi quello che importava era mostrarvi come in un determinato periodo, quindi fine agosto, inizio settembre, pratichiamo la pesca alla ricciola. Spero che il filmato vi sia piaciuto, a noi ha fatto tanto piacere condividere con voi queste informazioni. Io e Eugenio invece continueremo a pescare, assolutamente sì. Un ringraziamento ad Eugenio. Grazie che mi ospita sempre. E a noi invece appuntamento alla prossima avventura di Qui come si fa.